Buonasera, buonanotte amici, amiche carissimi, come sempre ben ritrovati tutti insieme, immagino siate puntuali e a chi si perde questa puntata potete dire di cercarla su internet all'indirizzo YouTube che troverete nei titoli di coda. Bene, siete pronti a trasferirvi con me nel pollaio della casa sulla collina? Beh, stasera non ci saranno Lisa e famiglia e Giovannino a farci compagnia, ma i simpatici abitanti del loro pollaio. E infatti il titolo è Dudi e i mostri. Dudi, il galletto, stava accovacciato nel pollaio e sta sognando ad occhi aperti. All'improvviso vede qualcosa muoversi dietro un cespuglio che si trova a pochi passi dal pollaio. La cosa si nasconde nell'erba alta, all'ombra del cespuglio. Dudi rimane immobile. Lentamente l'ombra scura si avvicina. Ehi, pensa Dudi, ma che cos'è? L'ombra continua ad avvicinarsi lentamente. La cosa ha due grandi creste in testa e Dudi inizia a tremare dalla paura. Devo avvisare gli altri, pensa intimorito. Vorrebbe gridare, ma riesce solo ad aprire il becco. Dudi nota che la creatura orribile ha dei denti lunghi e affilati. Mio Dio, sarà feroce, pensa intimorito. E la situazione precipita quando il gallo scopre che la strana creatura non è sola. Infatti sono in due, no, in tre, anzi addirittura in quattro. Queste non sono però così grandi come la prima, ma nell'ombra sembrano comunque terribili. Ma per fortuna arriva Bigi, il vecchio gallo, che vedendo Dudi in quello stato gli domanda: «Ehi, galletto, ma che cosa ti capita?» Dudi indica le ombre. «Lì, i mostri!» balbetta impaurito. «I mostri?» risponde Bigi calmo. Ora anche Bigi vede delle ombre scure. Ben presto queste, uscendo dal buio, iniziano a corrergli incontro. Ride Bigi, sarebbero loro i mostri, ma è soltanto la mamma coniglio con i suoi coniglietti. Salve mamma coniglio, dice Bigi, stai venendo da noi? Vedo che hai portato con te i tuoi quattro piccoli. Ah, ora anche Dudi vede che si tratta di conigli. E di certo non sono poi così terribili. Povero Dudi, era convinto che fossero dei mostri. Beh, miei cari piccoli amici, beh, non ridete troppo perché anche voi avete paura del buio qualche volta, no? Allora sapete che vi dico, non date spazio alla paura, altrimenti vi rende schiavi e vi trascina con sé. Il buio non è pieno di fantasmi e le ombre non sono dei mostri. Se accendete la luce, tutto questo scompare. Perché? E perché non ci sono e sono frutto solo della fantasia impaurita. Piuttosto, state attenti a coloro che sono cattivi davvero e si fingono buoni e vogliono conoscervi di nascosto dai grandi. Attenzione, attenzione anche a internet. Quando qualcosa non funziona, un messaggio sul telefono, una telefonata strana, un messaggino per posta, un invito su internet, beh, fateli vedere subito ai vostri genitori e domandate loro consiglio, ok? Beh, sapranno consigliarvi e proteggervi, proprio come fa Dio con tutti noi quando siamo tentati dal maligno che cerca di farci fare le cose cattive.
E allora anche stasera vogliamo ringraziare Dio e domandargli la sua benedizione. A voi tutti, buonanotte.